Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per esservi collegati oggi a questo importante appuntamento. Parleremo di Italia e Paraguay, in particolare alcuni approfondimenti su due grosse tematiche fondamentali dei settori della meccanica agricola e della trasformazione alimentare. Per questo evento ne approfitto per ringraziare il contributo di tutti. Un saluto al nostro ambasciatore Paolo Campanini, ambasciatore d'Italia in Paraguay, l'ambasciatrice Estefania La Terza de los Ríos, direttore nazionale di Rediex, le associazioni di categoria, le Camere, CADAM, le associazioni, la Federazione Italiana dei produttori di macchine agricole Federonacoma e Anima Confindustria Meccanica d'Aria. Grazie ai relatori per lo spirito di collaborazione, per aver condiviso, vedrete, delle informazioni importantissime. Questo è un primo evento che riguarderà un confronto fra questi due paesi dalle enormi opportunità, distanti geograficamente ma molto vicini dal punto di vista della collaborazione industriale e dell'interscambio. Volevo fornirvi qualche informazione di tipo tecnico, siete già abituati a questo tipo di strumento. Suggeriamo di scaricare innanzitutto la funzione Zoom dall'application e di attualizzare l'ultima versione dei dati per avere sullo schermo tutte le funzioni tecniche. E supportato questo webinar da un servizio di interpretariato in simultanea, dal italiano allo spagnolo e viceversa. È un evento registrato. La gestione successivamente al termine ci sarà una sessione dove i partecipanti potranno fare delle domande. Sempre attraverso questo schermo c'è una funzione preguntas y respuestas, domande e risposte. Possono scrivere e mi raccomando, al termine per i partecipanti ci sarà la richiesta tramite un pop-up Google Form riguardante il questionario di valutazione. Gli argomenti che saranno esposti in questo contesto sono tantissimi, interessanti, informazioni che possiamo ricevere grazie veramente all'impegno di tutte le istituzioni e gli operatori economici coinvolti. Io ho il piacere adesso di lasciare la parola all'ambasciatrice Estefania La Terza de los Ríos, direttore nazionale di Rediex. Grazie mille. Buenos días, estimado Luigi Daprea, director de la oficina del ICE en Buenos Aires, estimado Paolo Campanini, querido amigo embajador de Italia en el Paraguay, a todas las personas presentes, muy buenos días. Es un gusto comenzar la jornada con un evento como este. Quiero agradecer muy especialmente a los organizadores, quienes, pese a las dificultades que seguimos atravesando por causa de esta pandemia, continúan esmerándose en producir eventos de calidad que permiten creer o permiten apuntar hacia ese mañana distinto que queremos crear. Entendemos que esta pandemia ha modificado mucho nuestras condiciones de vida, pero no obstante eso, seguimos pensando de que hay oportunidades y ahora más que nunca porque tenemos que enfocarnos en una recuperación que lo que va a buscar es no solamente devolver las cosas al estado original en que estaban antes de la pandemia, sino mejorar esas oportunidades para poder crear un mundo que pueda caminar mejor hacia el desarrollo sostenible. Necesitamos como nunca crear resiliencia, necesitamos crear oportunidades, particularmente en aquellos países donde todavía no estamos consiguiendo llegar a nuestros objetivos de la manera correcta y tenemos que hacerlo de la mano, sobre la base de negocios que sean de suma cero, es decir, ambamente beneficiosos para todas las partes. Por esta razón, a manera de hacer las cosas un poquito distintas, usualmente Rediex hace presentaciones país donde hablamos en general de las oportunidades que presenta el Paraguay para la inversión. Sin embargo, en este momento estamos entendiendo de que existen diferentes socios potenciales que pueden tener diferentes posibilidades de trabajar en conjunto con el país.
De ahí la decisión justamente de empezar a enfocarnos en sectores donde entendemos nosotros que existe mayor oportunidad para poder trabajar en conjunto. Lógicamente, en este caso, el del sector de las agroindustrias, de la agricultura y de los alimentos, efectivamente, este tipo de oportunidades en razón de que, por un lado, Paraguay es un gran productor de alimentos y, por otro lado, Italia es un país que, habiendo pasado por diferentes etapas, está muy enfocado en todo lo que es innovación, tecnología puesta al servicio del mejor aprovechamiento de los recursos. De ahí que tenemos dos partes que pueden perfectamente compenetrarse haciendo un rompecabezas que funcione para las dos, porque esto es muy importante destacar. Paraguay, como productor de alimentos, necesita urgentemente incorporar tecnología e innovación. Lo estamos haciendo bien, pero necesitamos todavía hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque necesitamos que este negocio de la agricultura y de la producción alimenticia pueda constituirse en una serie de procesos que permitan crear no solamente prosperidad, sino además oportunidades, oportunidades que lleguen a todo el territorio paraguayo. Durante el año 2020, Paraguay importó máquinas y utensilios agrarios por valor de casi 200 millones de dólares. Y esto pese al escenario económico difícil que estábamos viviendo en ese momento. Quedamos apenas en el 2020 por debajo de un 7% con relación al año 2019, que fue un año muy bueno en términos de producción. Esto quiere decir que es un área que, pese a todo, es bastante resiliente y tiene un potencial inmenso de crear todavía más prosperidad. Pero para eso necesitamos justamente encontrar aquellos socios, aquellos partners que nos puedan ayudar a nosotros a utilizar mejor esa potencialidad que ya existe para poder llegar a un máximo de producción. Como dije ya, no solamente pensando en esa prosperidad que queremos crear desde la perspectiva del ingreso, sino también generar justamente avances en el sentido de la sostenibilidad, por un lado, es decir, tratando de no sacrificar lo que tenemos en este momento, sino de preservarlo, y generando inclusión social, que también es fundamental para poder ir hacia un desarrollo con sostenibilidad, que es lo que nos proponemos al final. Finalmente, cabe destacar que, según la publicación, una publicación aparecida en la prestigiosa The Economist, se señala a Paraguay como uno de los países con mejor perspectiva de recuperación para este año 2021, inclusive se habla ya de perspectivas muy buenas para el año 2022. Estamos todavía trabajando la inmunización de nuestra población, como lo están haciendo el resto de los países también. Sin embargo, y con todo esto, tenemos una perspectiva de crecimiento que oscila entre 4.5% y una cifra un poquito mejor, es decir, 0.5% de margen en las predicciones para este año, que es lo que, en todo caso, habiendo cerrado un año anterior de crecimiento en casi todo el mundo, es muy positivo. Pues bien, creo que en este momento están dadas las oportunidades para poder crear mayores negocios conjuntos. Italia en este momento es el 18º mayor inversor en el Paraguay. Queremos que Italia baje de categoría. Entendemos que tenemos muchos elementos para poder trabajar mejor esa relación desde la perspectiva comercial. No voy a hablar de la parte política, ni voy a hablar de los lazos históricos de vínculo que tenemos con Italia, pero sí creo que necesitamos apuntalar esa relación basada en los negocios, negocios prósperos, negocios sostenibles para el Paraguay y para Italia. Con esto me despido, augurando un evento productivo para todos, y obviamente desde Reyex quedamos a disposición para ejercicios posteriores que puedan ayudar a conocer más las oportunidades que tenemos y poder conducir a todos los amigos, amigas, empresarios, en fin, a todo aquel que tenga interés en conocer y descubrir esta maravillosa tierra que es el Paraguay. Muchas gracias. Grazie a lei, ambasciatrice, per questa esaustiva presentazione e per l'incentivo e l'auspicio al rafforzamento dei rapporti commerciali e industriali bilaterali. Grazie. E con l'occasione lascio la parola all'ambasciatore d'Italia in Paraguay, Paolo Campanini. Grazie mille. Sì, buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare l'ambasciatrice La Terza e i colleghi paraguayani di Rediex, l'ufficio ICE, il direttore D'Aprea e naturalmente tutti gli amici collegati oggi, in particolare le associazioni di categoria paraguayane e italiane e le imprese che hanno manifestato un grande interesse per l'iniziativa odierna.
L'iniziativa odierna parte da una constatazione per certi versi semplice, cioè che il Paraguay è un paese che in un'ottica economica e commerciale merita, ha bisogno di essere conosciuto meglio in Italia, perché presenta delle opportunità che non è solo una mia sensazione, ma ho potuto verificare che è una sensazione diffusa e condivisa, molte opportunità che non sono ancora pienamente conosciute in Italia. E sono opportunità che derivano essenzialmente dalla stabilità del quadro macroeconomico del paese, soprattutto anche in termini relativi rispetto al resto della regione latinoamericana, e sono opportunità che derivano anche dalla struttura, dalla natura della sua economia, che è per molti versi complementare a quella che è l'economia italiana. Il rischio è sempre quello di semplificare, ma siamo sostanzialmente in presenza di una economia che mira, come diceva molto chiaramente, molto bene l'ambasciatrice La Terza, a scalare i gradi di valore aggiunto che è capace di fornire alla propria produzione primaria. E l'Italia è un paese che attraverso la sua tecnologia, attraverso la sua esperienza e capacità, è nelle condizioni di appunto complementare uno sforzo di questo tipo per aiutare il paese a crescere, ad accrescere il valore aggiunto che viene fornito alla produzione di tipo primario. Nell'ultimo anno, direi, poi si sono aggiunti degli elementi molto, molto interessanti. Noi in Italia ci siamo dotati di strumenti per l'internazionalizzazione dell'economia italiana estremamente importanti, e mi riferisco ovviamente alla e soprattutto alla riforma del sistema SIMEST, SACE e anche ICE, e in particolare anche ai cospicui finanziamenti, alle cospicue risorse che sono state destinate a finanziare vecchi e nuovi strumenti di questo tipo. Il Paraguay storicamente, già da molti anni, poi insomma anche nell'ultimo anno, anno e mezzo, dispone anch'esso di strumenti per l'internazionalizzazione, per l'attrazione degli investimenti, estremamente interessanti. Ritengo, e ripeto, non è solo una mia opinione, ma ancora poco conosciuti in Italia, e quindi la convinzione qui dell'ambasciata, ma comunque anche degli altri attori italiani impegnati nell'internazionalizzazione del nostro sistema paese, è che lavorando con metodo si possono sicuramente individuare, oltre alle opportunità che già esistono di per sé, ma comunque anche dei pacchetti di strumenti che magari possano anche mettere in sinergia strumenti che derivano dall'architettura italiana con strumenti che invece sono propri dell'architettura di promozione internazionale del Paraguay, che possono risultare davvero interessanti. Come fare questo? Sin da principio la mia sensazione, che poi anche questa è stata condivisa con altri colleghi collaboratori, è che è un'opera che necessita di essere portata avanti con metodo, e per questo abbiamo sempre pensato che un solo evento, un incontro episodico non fosse lo strumento più adeguato. Per questo abbiamo già lo scorso 2 dicembre, in quell'occasione alcuni di voi, in particolare alcune associazioni oggi presenti, hanno partecipato. Lo scorso 2 dicembre abbiamo avviato un discorso con il Paraguay, in quell'occasione anche a livello politico, con la partecipazione da parte del Paraguay del Ministro dell'Industria e con la partecipazione da parte italiana del sottosegretario Di Stefano, per avviare un percorso di approfondimento delle opportunità.
In quel quadro, diciamo, facemmo una presentazione di larga massima, ma riservandoci poi di approfondire settore per settore le opportunità nei settori che ritenevamo potessero essere di maggiore interesse. E quindi da qui l'evento odierno, che è il primo degli approfondimenti settoriali in un settore che proprio riunisce in misura massima quelle caratteristiche che evocavo prima, e cioè la complementarietà tra le due economie. Settori, quello della meccanizzazione e quello della trasformazione del settore agroalimentare, dove notoriamente l'Italia esprime eccellenze lungo tutto lo spettro delle attività, e ovviamente il Paraguay, che è un produttore primario delle materie su cui poi l'opera di trasformazione e di valore aggiunto deve esercitarsi. Dicevo appunto da dove veniamo, dicevo che questa è una tappa, una seconda tappa di questo esercizio che abbiamo in mente, ma volevo anche assicurarvi che e questa per noi non è l'ultima tappa di questo esercizio. Siamo consapevoli che decisioni di questo tipo, investimenti, scambi, esportazioni, sono processi che necessitano di approfondimenti, e per cui realmente non vogliamo che queste siano iniziative di tipo episodico, per cui desideravo dare la massima assicurazione sia alle associazioni di categoria oggi qui presenti, ma anche alle numerose imprese che hanno espresso interesse, assicurarvi del fatto che sia l'ufficio commerciale dell'ambasciata, ma sia il sistema Italia nel suo complesso, e quindi in particolare anche l'ufficio ICE di Buenos Aires, e ne sono sicuro anche per tutte le volte che ci siamo sentiti, anche i colleghi paraguayani impegnati in questo settore, siamo totalmente disponibili ed anzi direi quasi ansiosi di potervi poi accompagnare in un successivo percorso di ulteriore approfondimento, qualora questa sia diciamo la decisione alla quale poi voi addiveniate, la decisione che voi maturerete. E con questo io torno a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione di questo evento, e sono ansioso anch'io di ascoltare i prossimi interventi, che credo ci daranno un'ulteriore e più precisa mappa delle possibilità e delle opportunità concrete che si offrono agli operatori economici in questi due fondamentali settori. Grazie. Grazie mille, ambasciatore. Devo dire, è veramente interessante la sua osservazione e il riscontro che stiamo ricevendo da questo evento è altrettanto forte da parte delle nostre imprese. Ci sono tante imprese oggi iscritte, siamo più di 60 partecipanti a questo evento. Ed è importante, quindi sperando di essere esaustivi, ma lo saremo disponibili anche dopo, su tutti gli elementi di confronto e di approfondimento anche da parte delle imprese paraguayane. Io ne approfitto e passerei alla seconda parte del seminario di oggi, del webinar, con gli strumenti di promozione economica e commerciale bilaterali, lasciando la parola al dottor Nicolaus Osiv della Rediex, che ringrazio ancora nuovamente per la disponibilità, che ci illustrerà delle opportunità commerciali e di investimento tra i nostri due paesi. Muy buen día. Estaré presentando brevemente cuáles son las oportunidades que se presentan
para la inversión de Italia en Paraguay y la exportación e importación entre ambos países. Cuando hablamos del Paraguay, no solamente hablamos de nuestro país, sino hablamos de una plataforma de acceso al Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un mercado con más de 260 millones de consumidores. En donde, si vemos actualmente lo que Italia envía al Mercosur, Paraguay tiene una muy poca participación, pero si asumimos que empresas italianas pueden instalarse en Paraguay, realizar una terminación productiva y enviar sus productos libremente a los países vecinos, vemos cuán grande es la oportunidad para una empresa italiana instalada en nuestro país. Si nosotros vemos lo que el Mercosur importa desde Italia, son precisamente productos del sector maquinario, sector farmacéutico, eléctrico, vehículos, químicos, plásticos, instrumentos de precisión, entre otros. Y asimismo, los proyectos de inversión de Italia en el Mercosur están precisamente en el sector industrial, vehicular, el sector de tecnología, de comunicación, energías renovables, químicos, entre otros. Y aquí observamos la inversión extranjera directa de Italia en Paraguay, que está llegando a cerca de 80 millones de dólares actualmente. Y estos son los sectores en donde compatriotas suyos ya han invertido en nuestro país. Agricultura, producción de lácteos, productos de manufactura general, sector textil, cuero, calzados, productos minerales como cementos, productos químicos, inmuebles y comercio. Y aquí vemos lo que Paraguay está exportando a Italia. Varía mucho porque Paraguay exporta mayormente commodities. Tenemos aquí la soja en verde, el extracto de la soja para la alimentación de animales en amarillo y los cueros en rojo. Entonces, actualmente aún la concentración es muy alta, pero trabajamos en que existen más productos del Paraguay que se puedan enviar a Italia y sobre todo productos de mayor valor agregado. Con relación a los cueros, cabe destacar que son utilizados por las más prestigiosas industrias automotores de su país para la producción de asiento y asimismo para la industria de calzados. Es un cuero de muy buena calidad. Y aquí tenemos lo que Paraguay importa desde Italia y así como dijo el embajador Paolo, son economías ampliamente complementarias. Italia envía a Paraguay máquinas mecánicas, eléctricas, instrumentos de precisión, plásticos y productos químicos. Sobre todo, ustedes van a disponer de esa presentación y lo pueden observar con más detalle. Entonces, para el último año, la composición del 2020, lo que exportamos, bienes agrarios, sobre todo, y lo que se está importando, productos muy variados del sector tecnológico. Ahora nosotros cruzamos lo que Paraguay exporta al mundo y lo que Italia demanda del mundo. Luego hicimos el ejercicio inverso y vemos que existe un potencial ocioso muy importante. La franja en naranjado es lo que actualmente se comercializa. La franja en verde es lo que es la oportunidad ociosa en donde Italia se abastece desde otros países que no sean Paraguay. Y Paraguay en muchas ocasiones ofrece ventajas competitivas en precio y productos de buena calidad, donde está la soja, la torta de soja, la carne bovina, maíz. Pero aquí vemos también que Paraguay es un gran productor de componentes para automotores. Los cables que tenemos aquí son cables que industrias paraguayas producen para la industria automotriz actualmente de Brasil, de Argentina e incluso de Estados Unidos. Entonces, cómo no,
en Paraguay e Italia realizan una alianza para proveer a la industria automotriz de Italia con este tipo de cables armados ya acorde al modelo de cada vehículo. Y continúa con otros productos ya en menor escala. Y aquí vemos lo que Paraguay puede importar desde Italia. Casi no se está aprovechando, pero vemos que tenemos acá petróleo, teléfonos, vehículos, insecticidas, computadoras, camiones, autopartes, como neumáticos, fertilizantes, entre otros. Y como particularmente tenemos aquí la presencia del sector de máquinas agrícolas, Paraguay como gran productor de alimentos, un productor de alimentos para cerca de 70 millones de personas, depende de las importaciones de bienes de capital para la producción agrícola. Vivimos en una transición entre la agricultura intensa en mano de obra hacia la agricultura intensa en tecnología y capital, y vemos que importamos año tras año maquinarias, herramientas agrícolas, 196 millones el año pasado. Y actualmente nuestro gran proveedor es Brasil. Sí. Italia apenas participa con bene, 1%. Bene. Lo so, io sono ipocondriaco, quindi mi sento qualsiasi sintomo, ma... Tenemos la participación de Alemania, de Países Bajos, así que vemos efectivamente che i microfoni microfoni per favore spegnete i microfoni grazie. Italia participa con 1% come dicho, però può incrementare su partecipazione. Cabe destacar che in Paraguay allora, aspetta, facciamo un giro veloce, aspetta, action davanti, deve spegnere il microfono per cortesia. Con reglamentos che permettono incluso esonerazioni. Poi i contenuti, poi quelli riguardiamo, adesso vediamo se gira tutto correttamente. Ventajas impositivas para la importación de ciertos bienes de capital. Ahora, lo que Paraguay está importando son tractores, cosechadoras y trilladoras y máquinas para preparar el suelo, sobre todo la field track, quello del Forage Harvester Combine. En menor escala tenemos dentro al field track real time near mapping especializadas. Esta es la presentación que ustedes van a disponer y aquí indicamos los contactos. Nosotros estamos a las órdenes para cualquier tipo de asesoramiento. Si usted es un proveedor de productos italianos y desea contactar con importadores paraguayos, o usted es un importador de productos ofrecidos por Paraguay, con mucho gusto nos contacta y le ponemos en contacto con los compradores o vendedores correspondientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Estuve muy interesante lo que presentaste. Yo ahora también voy a compartir en pantalla una presentación mucho más sintética para per offrire, perdonatemi, alle imprese italiane uno strumento di valutazione su questo mercato. Tendo a sottolineare che si tratta di un mercato dove la presenza italiana si sta sviluppando pian piano, in funzione, e lo vedrete, grazie agli strumenti che facilitano l'ingresso dell'Italia in questo contesto di mercato. Un contesto di mercato che ha sostanzialmente radici forti di partenariato nell'area del Mercosur, fortemente legati all'Argentina, al Brasile e agli altri paesi. Ma c'è spazio per un miglioramento della nostra attività bilaterale. Allora, io apro la mia presentazione, scusatemi,
mi ripresento, Luigi D'Aprea, direttore dell'ufficio ICE di Buenos Aires, e abbiamo il piacere di avere una competenza economica e di collaborazione con il Paraguay attraverso la nostra ambasciata in Asunción. L'ICE è un'agenzia del governo italiano che sostiene il processo di internazionalizzazione insieme a tutto il sistema Italia, in particolare al vincolo che si è legato ancora di più con la nostra rete diplomatica delle ambasciate e dei consolati. Forniamo un'assistenza alle imprese, a prescindere dal livello, in particolare con un focus alle piccole e medie imprese italiane e anche quelle straniere. Il nostro compito qui è quello di facilitare l'incontro, facilitare la conoscenza e il flusso e l'interscambio di informazioni. Per cui, a prescindere dalla giornata di oggi, tengo a dire che siamo veramente a vostra disposizione con entusiasmo e con la capacità e la speranza di poter essere utili ai vostri progetti economici futuri. Le principali attività dell'ICE sono quelle dell'internazionalizzazione attraverso attività di promozione, informazione, assistenza, partecipazione a fiere internazionali. Oggi devo dire che il Covid ha rivoluzionato il nostro sistema di approccio ai mercati e delle informazioni. L'attività digitale ci accompagnerà e sarà uno strumento importante con la speranza di poter riprendere le attività presenziali. Siamo tutti quanti consci che che la partecipazione a una fiera come strumento tradizionale, vedere una macchina in funzionamento, fare le domande al produttore, al tecnico, all'ingegnere, soddisfa molto di più. Ma credo che lo strumento digitale oggi sia fondamentale, essenziale, accompagnerà in maniera parallela a quelle che saranno le attività future. I nostri servizi sono offerti alle imprese italiane per conoscere, migliorare, entrare nei mercati, aiutarli nella ricerca del partner, fornire degli strumenti di sondaggio dei prodotti, analisi di mercato, analisi settoriale e fondamentalmente sono servizi a valore aggiunto che le imprese apprezzano molto perché riusciamo a portare direttamente sulle scrivanie informazioni e elementi utili per valutare la crescita della collaborazione internazionale. In questo caso il nostro ufficio che collabora da tantissimo tempo con l'ambasciata di Asunción ha realizzato diverse attività con essa e sono in programma nel corso dell'anno e per il futuro tantissime attività su diversi settori. L'agenzia ICE in generale ha una rete molto estesa di uffici all'estero, in particolare sono 64 gli uffici della rete estera, oltre quelli di Roma e Milano, e sviluppa centinaia di progetti internazionali e si pensi che soltanto lo scorso anno il nostro ufficio ha fornito all'incirca 950 servizi alle imprese italiane e un centinaio di assistenze fatte alle imprese estere. Il nostro ufficio opera sul mercato dell'Argentina, dell'Uruguay e del Paraguay. La rete estera, ripeto, è legata a questi 64 capi uffici vincolati e in linea con la rete diplomatico-consolare. Io vado molto avanti con le slide per parlare subito di Paraguay. Il Paraguay è un grande paese, sta facendo dei passi da gigante, mettendo a disposizione degli strumenti per favorire l'arrivo delle imprese e l'arrivo degli affari, una crescita industriale, una prospettiva di miglioramento in termini di tecnologie. E perché l'Italia potrebbe essere veramente un partner di eccellenza attraverso l'offerta tecnologica. Quando parliamo di offerta vuol dire un interscambio di attività.
l'Italia e le piccole e medie imprese italiane, a cui noi dobbiamo veramente tanto per il tempo, la dedizione, investono annualmente ingenti risorse per essere competitive sui mercati internazionali. Le aziende che sono oggi presenti, quelle dei grossi due comparti che saranno oggetto di approfondimento oggi, hanno delle expertise pluriennali da tantissimo tempo, sono imprese che nascono con piccoli nuclei familiari e si sviluppano sui grandi mercati internazionali. Il commercio del Paraguay, l'hanno già evidenziato bene le altre slide, si basa sull'interscambio fatto dei prodotti della filiera petrolifera, autoveicoli, chimica, siderurgia, farmaci, metalli e in particolare macchinari. Tengo a evidenziare che proprio la parte dei macchinari rappresenta per noi un aspetto importantissimo. L'Italia esporta all'estero più del 60% del suo valore export è tecnologia e know-how, beni intermedi e impiantistica e soluzioni d'avanguardia su tutti i principali settori merceologici. L'interscambio degli ultimi anni, in particolare quello del 2020, è andato un po' scemando. Noi abbiamo un interscambio a favore del Paraguay, cioè il Paraguay rappresenta per noi un partner molto molto importante. Scusate. Sì. Scusate. Forse, scusate, mi sono accorto che non siamo riusciti, ecco qua, forse non è partita la condivisione della presentazione. La presentazione verrà sicuramente, perdonatemi, verrà condivisa successivamente. Queste informazioni vi saranno inviate a mezzo email. Siamo arrivati alla parte dell'interscambio fra questi tra i nostri due paesi e il saldo è comunque a favore del Paraguay per il valore delle sue esportazioni fondate sull'industria manifatturiera. Andrei veramente velocissimo avanti per dire che comunque nell'ambito dei paesi europei noi ci troviamo al quarto posto e quattordicesimo cliente per il Paraguay e abbiamo fatto un valore di export verso questo paese per circa 68 milioni di euro. Le opportunità sono veramente tantissime. Le esportazioni italiane, dividendole per comparti, hanno la maggioranza nella tecnologia dei macchinari, chimica, plastica e motori. Importiamo tutta la filiera, gran parte della filiera agricola del Paraguay, la parte delle sementi, riso, legumi, pelli e cuoio, carne e metalli. I principali paesi clienti del Paraguay sono strettamente legati a questi in elenco: Brasile, Argentina, Cile, Russia, Stati Uniti, a converso tra i principali fornitori. Comunque è fortemente evidenziato il legame stretto con il Mercosur. L'Italia si occupa la quattordicesima posizione. Iniziando col comparto delle macchine alimentari e quelle della produzione e trasformazione di alimenti e bevande, la quota italiana in ingresso è di circa l'11%. È un grosso risultato, è molto meglio si potrà fare, vuol dire che sono tantissime le joint venture fra queste aziende di questo comparto. Anche lo stesso comparto dell'imballaggio ha una quota italiana di import in Paraguay che si avvicina all'8%, 7.9. Perdonatemi,
Ecco qua, la parte dei press e dei torchi, l'Italia è pressoché assente, e nella parte del lattiero caseario lo stesso. Quindi sono eventualmente due punti di riflessione che noi potremmo fare. La parte successiva, l'altro comparto, è la meccanizzazione agricola. Tenendo conto della conformazione morfologica del territorio, lo sviluppo delle industrie, il valore delle esportazioni dei beni primari e della composizione delle PMI paraguayane, abbiamo un'esportazione molto limitata nella parte dei trattori e per le macchine agricole in generale, ma vediamo la possibilità di far parte del processo di sviluppo del paese nei comparti dove siamo forti. L'Italia si presenta come partner complementare all'interno dello sviluppo delle attività della meccanizzazione agricola. Abbiamo lavorato in questi giorni con tantissime imprese locali, si realizzeranno al termine di questa giornata di oggi degli incontri, e abbiamo rilevato tantissimo interesse di approfondimento. Quindi, a prescindere dai numeri, oggi siamo qui per migliorare la conoscenza reciproca e le opportunità che possono nascere tra le imprese dei nostri due paesi. Invito molto le aziende italiane, sulla base di quello già evidenziato dall'ambasciatore, di valutare i servizi accessori finanziari offerti dal comparto Simest a favore della costituzione di joint venture all'estero, partecipazione in società già esistenti, costituzione di nuove società a tassi veramente agevolati nei principali settori merceologici. La valutazione delle istanze ricade favorevolmente anche alle imprese locali. Quindi, attraverso l'ambasciata, attraverso il nostro ufficio, siamo pronti a fornirvi e per accompagnarvi a un contatto con le istituzioni, in particolare della Simest, che offrono questi servizi agevolati. È stato da poco, lo sapete forse sicuramente bene, creato un sito che raccoglie il sistema Italia di promozione, sostegno e assistenza ai mercati internazionali. Sulla slide vedete gli indirizzi e vi invito a consultarlo periodicamente. Gli strumenti per le PMI sono veramente tanti, messi a disposizione dal governo e dalla cabina di regia, e attraverso le autorevoli attività operative della nostra agenzia ICE, in collaborazione e in stretta condivisione con il Ministero degli Affari Esteri, affinché le imprese possano ricevere tutto il supporto possibile. L'Italia sta cercando di ripartire nei suoi principali comparti. È una delle grandi fiere del comparto dell'agroindustria e la Cibus, dove vedrete la partecipazione di questo rinnovo di tante aziende, sono oltre 2.000 partecipanti. La parte, ad esempio, della meccanica agricola è sarà ampiamente rappresentata da Federunacoma, si sposterà l'attenzione sulla fiera EIMA, dove noi periodicamente, come ICE e insieme all'ambasciata, aiutiamo alla selezione di operatori esteri che vogliono visitare questa fiera. Li accompagniamo direttamente in Italia. Mi scuso per la parte iniziale della presentazione, ma vi saranno spedite direttamente ai vostri indirizzi email e siamo a disposizione per
per tutte le informazioni e le domande che vorrete fare su questi nostri due comparti di eccellenza delle filiere italiane industriali. Grazie mille. Benissimo, io ringrazio e lascerei la parola a Diego Lovera, direttore di CADAM, l'Associazione Paraguayana Distributori di Automotive e Macchine Agricole. Grazie mille. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar por segundo año consecutivo. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, yo represento a la CADAM, que somos una agremiación desde hace 55 años, y donde tenemos toda la gama de automotores y maquinarias autopropulsadas. Somos un gremio que representan a 96 marcas, como les estaba comentando, automotores, camiones, motocicletas, maquinaria agrícola, vial y de construcción, y lógicamente los negocios convexos, anexos, como la venta de repuestos y servicios de postventa, accesorios, etc. Realmente tenemos casi un nivel de socios que están distribuidos en todo el país. En el rubro, nosotros como gremio nos dividimos en tres rubros: todo lo que sea automotores, todo lo que sea maquinaria agrícola y maquinaria vial y de construcción. Son nuestros tres grandes áreas de productos. Y en automotores tenemos el 97% del total de las marcas o de la cantidad de automotores cero kilómetros del país. En maquinaria agrícola tenemos el 64%. Cuando hablamos de maquinaria agrícola, hablamos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras principalmente. Y en la gama de viales de construcción, con el 30%. Eso básicamente hasta diciembre del año pasado. Y el grupo de empresas, que son 36 empresas, el año pasado tuvimos un valor de aproximadamente 700 millones de dólares del valor de las importaciones, lo que aproximadamente representa el 6% del total de importaciones de nuestro país. Y nuestras empresas cuentan con aproximadamente 10.000 empleos formales y directos, ¿no? Entonces nuestro gremio, o estamos relacionados al transporte tanto de personas como de cargas, y también la parte agrícola, a la parte agrícola, los sectores de construcción, de obras públicas, privadas, etc. Estas son las marcas que hoy en día italianas, que nuestras empresas están representadas. Como dirían nuestros los antecesores en la palabra, hay muchos espacios, me parece, para seguir creciendo con estas marcas y con nuevas marcas. Haciendo un poquito de historia con el sector nuestro que nos involucra, ¿verdad? He sabido los efectos del año pasado que tuvimos del COVID. A pesar de eso, principalmente la parte agrícola y de construcción no tuvo mucha caída, porque fueron uno de los pilares de la economía que se mantuvieron durante el año y durante este año, ¿no? Hoy en día, con datos a marzo del Banco Central, estamos recuperando también el sector automotor, ¿verdad? Y eso hace que tengamos una previsión de aproximadamente 4% del crecimiento económico para este año, ¿no? Lógicamente ayuda a esto los precios de los commodities, también la producción, la buena producción de los productos, y que las obras públicas se mantienen en un nivel bastante importante, ¿no? Para hablar un poco del parque automotor paraguayo, que es un sector que nos involucra mucho a nosotros como gremio, ¿no?
aproximadamente existen en Paraguay 1.500.000 automotores circulando y tenemos un crecimiento promedio de los últimos 5 años que ronda los 10%. Lastimosamente, nuestro país permite la importación de autos usados, de autos y también maquinarias agrícolas usadas, ¿no? Por más que la ley restrinja a 10 años, los vehículos ingresan con más años de antigüedad y eso hace que nuestro parque automotor sea muy, con un promedio de 18 años de antigüedad. O sea, es muy antiguo y tenemos cálculos nosotros que uno de los más antiguos inclusive de la región. Como les decía, es nuestro país el único de la región que permite la indiscriminada importación de autos usados sin ningún control. Esos vehículos vienen de Japón a través del puerto Iquique, Chile, y el 98% pues se cambian todo el sistema de dirección para poder circular en nuestras calles, ¿no? También tenemos un transporte público ineficiente, antiguo, y con muchos problemas en el servicio eficiente para la ciudadanía, ¿no? En promedio ingresan 90.000 autos al año, de los cuales el 65% son usados y el 35% son nuevos, ¿no? Que es nuestro sector, que involucra a nuestro sector, ¿no? De las importaciones del año pasado, bueno, hubo una caída del 23%, había del efecto del COVID, ¿verdad? Pero este año estamos todavía con ilusiones positivas, por más que estamos esperando la vacuna masiva para la ciudadanía, ¿no? Y creemos que este año en automotores cerraríamos con un 10% aumento en las importaciones, ¿no? Esto es... de los últimos 10 años el comportamiento de las importaciones de los vehículos nuevos, que como le había comentado, es el 35% básicamente de las importaciones anuales. Y queremos cerrar este año con 26.000 unidades. Muy bien, en cuanto a las maquinarias agrícolas, vial y de construcción, tenemos aproximadamente 1.300 unidades de maquinarias agrícolas en promedio por año. Fíjense que el año 2018 fue muy bueno para nosotros en cuanto a las maquinarias agrícolas. Bueno, luego fue bajando y hoy estamos esperando que un crecimiento aproximadamente 10% también en las importaciones. Esto fue, básicamente, fue bajando también por el tema de la pandemia, ¿no? Aún así, creemos que este año cerraríamos positivamente, ¿no? Y también las maquinarias viales de construcción. Esas son nuestras estimativas, nuestras proyecciones a hoy sobre el 2021, ¿no? Como le había comentado, maquinarias autopropulsadas, sí, tenemos un valor aproximado de $110.000, que corresponde al 70% más o menos de todas las importaciones de nuestras empresas asociadas, y $58 millones destinados a la compra de maquinaria vial y de construcción. Estos son algunas de las máquinas que están vendiendo nuestras empresas asociadas. En cuanto a tractores agrícolas, sí. Los tractores, perdón, representan dentro de todas esas maquinarias casi el 80%, el 11% cosechadoras y el 11% las pulverizadoras. Esta es, cuando hablamos de maquinarias vial y de construcción, hablamos básicamente de principalmente cargas, palas cargadoras, montacargas, compactadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras y excavadoras. Para irnos a un ranking de marcas de esas unidades, en cuanto a tractores, está liderada por John Deere, seguido de Valtra y Massey Ferguson.
cuando las cosechadoras durante John Deere, New Holland y Case, países de procedencia, casi el 70% de los tractores vienen desde Brasil, recibe India y México. Italia está muy rezagada, como ya habían comentado. Y las cosechadoras también, casi el 93% vienen de Brasil y Argentina y Alemania, ¿no? Cuando hablamos de otros países, hablamos de Francia, Italia, Qatar y Reino Unido. En cuanto a las marcas de palas cargadoras, por ejemplo, lidera John Deere, Caterpillar, Komatsu. En cuanto a las excavadoras, la marca Hyundai, John Deere, Caterpillar, montacarga, Clark, Linde y Linglong. Y las compactadoras, las marcas Ham, Napac y Bomac. Muy bien, también para hacer la procedencia de los de estas importaciones, estos sí principalmente vienen de China, casi el 57%, seguido de Brasil, Estados Unidos, Alemania y en menor medida ya India y Japón. Y otros países, Hong Kong, Reino Unido, República Checa, Finlandia, España, etc. Muy bien, también para hablar de unos desafíos y oportunidades, como ya mencionaron de repente la gente que me antecedió. Lo que antes, la situación económica de nuestro país se arreglaría con vacunas, que es lo que estamos esperando, ¿verdad? Que es lo que antes afecta mucho a nuestro sector, por más que hoy en día estamos en una recuperación respecto al año anterior, ¿verdad? También hemos firmado unos acuerdos, nuestro país firmó acuerdos de complementación económica con Brasil y con Argentina, principalmente en el marco de las autopartes, que como bien habían dicho también, forma parte de la cadena de valor, y para nosotros como gremio es muy importante esto, porque aparte de incentivar la producción o la mano de obra nacional, los vehículos que se importan principalmente de Brasil y Argentina, cuentan con componentes fabricados con mano de obra paraguaya. Y ahí hay mucho espacio, o creemos nosotros que hay muchas oportunidades de negocio en esta cadena de valor, ¿verdad? También está empezando la industria automotriz el ensamblaje de vehículos, y también hay planes para el ensamblaje de maquinarias de tractores pequeños. Creo que están incipientes todavía esos proyectos. Otro desafío de nuestro sector es la movilidad eléctrica y del país en sí también. Nosotros estamos sosteniendo que necesitamos una política nacional de movilidad eléctrica, que estamos trabajando con los actores del sector público para quemar estas tapas y poder incentivar aún más la movilidad eléctrica. También en ese concepto entran las maquinarias agrícolas, ¿no? Y por sobre todo nuestro desafío es la renovación de flota. Cuando hablamos de renovación de flota, tanto el transporte público como el transporte privado, ¿no? Hoy también es importante mencionar que hemos, hace 3 años estamos trabajando con el Banco Nacional de Fomento en un programa para venta de vehículos 0 kilómetros con plazos y con tasas muy competitivas para nuestro mercado. Y a este año logramos incorporar también la venta de maquinaria, de tractores y cosechadoras agrícolas, ¿no? Tema muy importante, porque le da un impulso bastante importante a nuestro sector, ¿verdad? Bueno, nada más que eso. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y están mis datos acá. Quedo totalmente a las órdenes de nuestro gremio para poder ayudar y apoyar a todos los emprendimientos en este sector. Muchas gracias. Grazie a Diego, ho il piacere di parlare adesso, di passare la parola a Federunacoma, presentata dal presidente, dottor Alessandro Malavolti. Grazie mille ancora per partecipare. Spero che mi possiate sentire. Sì. Provo a trasmettere in questo momento il mio schermo. Spero che lo possiate vedere.
Allora, cerco di essere abbastanza velocemente per non portare via tempo, troppo tempo ai B2B che sono molto importanti per la nostra azienda. Una breve presentazione di Federunacom. Federunacom è l'associazione italiana di costruttori di macchine agricole e macchine a giardinaggio e componentistiche. Siamo nati nel 1945, rappresentiamo circa 320 imprese, alcune di più in questo momento, e rappresentiamo qualcosa come l'80% della produzione nazionale dei comparti che rappresentiamo. Siamo divisi in 5 sottoassociazioni: la Somao, che è quella produttore di implement, Assotrattori per produzione di trattori, Assomase macchine semoventi, componentistica e Comagarden per le macchine a giardino. Noi siamo essenzialmente nel settore dell'agroindustria e rappresentiamo il primo tassello, quello della produzione sul campo. E invece i nostri colleghi dell'anima e del packaging rappresentano quello che prosegue, cioè Made in Italy riesce in questo momento a rappresentare, a essere un partner molto importante per nazioni come il Paraguay che cercano di avere tutti i macchinari più tecnologici, più avanzati per l'industria agroalimentare. Qualche numero sulla produzione di macchine agricole in Italia: ci sono circa 2.000 imprese per un fatturato di circa 11 miliardi e 400 milioni, questo ci posiziona al terzo posto a livello mondiale per la produzione di macchine agricole, ma siamo specializzati nell'ampiezza di gamma. Come ampiezza di gamma siamo i primi al mondo. La percentuale del nostro fatturato oscilla tra il 65 e il 70% e esportiamo in circa 180 paesi. Distinguendo un po' quelli che sono i vari componenti dei nostri produttori, la parte più importante è le trattrici e le macchine semoventi, che rappresentano circa 8 miliardi di euro di fatturato, seguite dalle componenti varie parti per 2 miliardi e 7 le macchine a giardinaggio per 850 milioni. In particolare la produzione di macchine agricole e trattori semoventi, come dicevo prima, ha circa 8 miliardi di euro di produzione, 7 miliardi di euro per esattezza, la gran parte esportata per 5 miliardi di euro. Come saldo della bilancia commerciale abbiamo un saldo positivo per 3 miliardi e 700 milioni. Controlliamo in maniera significativa al saldo positivo delle bilance commerciali italiane. Questi sono i nostri paesi, le nostre aree di vocazione per l'export. Sicuramente i paesi della UE, sicuramente l'Asia, ma una parte molto importante per noi rappresenta il continente americano, che rappresenta circa il 17% delle nostre esportazioni. Le macchine, l'interscambio verso il Paraguay è al momento abbastanza limitato, stiamo parlando di poco più di 1.300.000 euro, per cui esistono ampi margini di miglioramento, anche se nonostante la pandemia la crescita tra il 2019 e il 2020 è stata comunque positiva. In particolare noi esportiamo macchine per la raccolta e macchine per gli allevamenti, oltre che trattrici. Quello che possiamo dare di contributo a quello che è lo sviluppo della meccanizzazione in Paraguay è sicuramente una tecnologia nella produzione dei mezzi agricoli molto alta. Questo significa utilizzare meno sementi, meno fertilizzanti e meno prodotti fitosanitari, aumentare le rese per ettaro e soprattutto aumentare la qualità dei prodotti finali, che per un paese come il Paraguay sono molto importanti, essendo un paese di forte vocazione all'export della produzione agricola. L'incremento dell'efficienza, la riduzione dei costi e soprattutto l'utilizzo di pratiche agronomiche che riducano l'erosione, che è un fenomeno molto diffuso in Sud America, del terreno. E questo aiuta anche a preservare le risorse naturali, soprattutto le risorse idriche, che per fortuna in Paraguay non mancano. L'industria Made in Italy può essenzialmente dare un contributo. Dal momento abbiamo visto dai miei predecessori che la maggior parte delle macchine agricole in Paraguay vengono acquistate dal Brasile, dagli Stati Uniti e dall'Argentina. Sicuramente queste nazioni danno un ottimo contributo per la grande estensione. Quello che possiamo fare noi come italiani è invece dare una mano anche alla piccola azienda agricola, avendo macchine molto piccole dimensioni e molto più specializzate, ma anche lavorare soprattutto su uno dei pochi deficit che hanno nel settore agroalimentare una nazione come il Paraguay, che sono l'import in questo momento netto di frutta e verdura. Noi abbiamo macchine per anche questo tipo di produzione, cioè per frutteti, vigneti, per serre, e questo ci potrà distinguere come produttori italiani, come leader mondiali nella produzione di macchine specializzate, per agricoltura specializzata.
la soluzione della produzione delle macchine qui italiane non si limita solo a quello. Noi abbiamo anche un'ottima gamma e un'ottima estensione di prodotto anche sul campo aperto, per cui non solo sulla coltivazione ma anche sull'irrigazione. L'irrigazione, l'Italia è uno dei leader mondiali in questo settore. Questo è un po' un breve riassunto di quello che è la nostra proposizione di valore. Come ricordava prima Luigi, lo ringrazio molto, aspettiamo gli amici paraguayani all'EIMA Show che si terrà 19-23 ottobre 2021. È una delle fiere più importanti al mondo del settore ed è sicuramente interessante per tutto quello che sono gli importatori, i distributori, ma anche gli agricoltori, con le grandi aziende agricole paraguayane, per vedere lo stato dell'arte della macchinizzazione agricola a livello mondiale. Un ringraziamento. Grazie mille al dottor Malavolti per questo approfondimento e panoramica generale sulla produzione e l'offerta italiana di tecnologia dei macchinari agricoli. Passerei alla seconda fase del secondo comparto della trasformazione alimentare, dando la parola al dottor Jorge Tote Riquelme, direttore della Indel Mazzei. Prego. Guillermo, tutto bene per compartir pantalla? Aspettiamo ancora qualche istante. Perfecto, así navegamos. Muchas gracias. Ok, disculpen la demora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primeramente, estamos muy entusiasmados de seguir nuestra relación amplia con el país de Italia, que el grupo Riquelme ya la tiene hace más de 40 años, ¿verdad? Cuando el fundador del grupo compró máquinas para hacer pastas secas de la empresa Pavan en Italia. Y bueno, hemos mantenido esa relación con la misma empresa Pavan y con otras durante todas estas décadas y seguimos afianzando nuestra relación con nuevas empresas, ya que según nuestros conocimientos, según nuestras investigaciones, de Italia salen máquinas de primer mundo, número uno en sus industrias de altísima calidad y bueno, nuestro grupo se caracteriza por comprar solamente maquinaria industriales de las mejores que existan para su rubro. Mazzei arrancó en el año 2010 con una visita nuestra a Verona, Italia, ¿verdad? A recorrer fábricas, ya que nuestro asesor industrial nos había comentado que en Italia estaban las mejores máquinas del rubro, de la industria galletera, de galletas. Entonces fuimos a recorrer unas 3-4 empresas y finalmente consolidamos una relación con la marca Imaforni, que fueron muy amables con nosotros en todo momento. Extendimos una relación hasta hoy en día muy, muy cordial. Lo interesante aquí es que ellos se adaptaron a nosotros, ya que Paraguay es un país sin gas, sin suministro propio de gas, pero con muchísima energía eléctrica estable. Entonces ellos tuvieron que adaptar los hornos de galleta a hornos eléctricos, lo cual fue un desafío para ellos, porque solo habían hecho un par de veces eso en su historia, pero lo hicieron para nosotros y de la mejor manera. La primera inversión que hicimos con ellos fue de 6 millones de dólares aproximadamente en maquinaria. Después, a través de los años,
agregamos una segunda línea de producción más amplia inclusive, y también ampliamos la primera línea de producción que habíamos comprado con ellos. Los hornos hasta hoy en día están impecables, como nuevos, dando altísima eficiencia y tranquilidad para nosotros para concentrarnos en otras partes de la industria, como desarrollo de nuevos productos y demás. Inclusive estamos enfocados mucho ahora en la exportación de nuestros productos. Como habían comentado al principio, Paraguay tiene muchísima materia prima de excelente calidad, pero no nos caracterizamos como país por darle valor agregado a esta materia prima, sino exportando solamente en crudo. Nosotros quisimos cambiar un poquito el panorama, agregando productos de alto valor agregado, utilizando el trigo paraguayo, utilizando semillas como chía, como sésamo y otras, para darle valor agregado a nuestros productos y poder exportar. Gracias a estos desarrollos e innovaciones, pudimos exportar a 9 países hasta ahora y seguimos creciendo en ese nivel. Lastimosamente, la pandemia nos ha atrasado eso 1 año y medio aproximadamente, ya que varios países se concentraron en lo suyo solamente en este periodo de tiempo, sin incorporar nuevos productos, pero ahora de vuelta retomamos las conversaciones y estamos al borde de seguir ampliando nuestra red de exportaciones. Seguimos nosotros buscando maquinaria de alta calidad para crear productos innovadores. A través de los años no solamente hicimos con semillas, sino empezamos a hacer diferentes productos que no existen en el mercado local, ya que Paraguay tiene varios beneficios. Paraguay tiene unas leyes muy interesantes para nosotros los industriales, como la ley 6090, que podemos importar maquinaria sin pagar IVA, sin pagar ningún tipo de arancel, y eso es un gran beneficio para nosotros. También otra ley muy interesante es la ley de importación de materia prima con arancel cero. ¿Esto qué significa? Que yo puedo importar de cualquier parte del mundo alguna materia prima para crear un producto con valor agregado que no exista en Paraguay, con arancel cero, sin pagar ningún tipo de impuesto. Esto nos da una gran ventaja a consideración de otros países de la región, por más grandes que sean, sus tasas de intereses para importaciones son altísimas. Entonces, esto nos da una gran ventaja y por eso empezamos a lanzar productos como línea de galletas sin dulces, pero sin azúcares, importando edulcorantes de la mejor calidad del mundo de países europeos. Otra empresa del grupo, como lo había mencionado, es Cereales S.A. Hacemos pastas secas de hace como 50 años, ¿verdad? Y en los últimos años hemos renovado completamente la línea de la fábrica completa, la mudamos inclusive de lugar a un lugar mucho más amplio. Y bueno, tuvimos que importar nueva maquinaria. De vuelta lo hicimos con Paván, fortaleciendo aún más nuestra relación con ellos. Y estamos muy contentos con la inversión, que fue de aproximadamente 6 millones de dólares. Creo que hay muchísimas oportunidades para seguir creciendo. Paraguay es un país muy estable en muchísimos sentidos para los industriales. Entonces, yo creo que puede ser un hub muy interesante para productos innovadores para la región sin problema. Inclusive estamos exportando a países muy alejados como Australia. Igual da el costo, ya que nos fortalecemos en productos innovadores. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias al doctor Jorge Riquelme. La invito, por favor, a sacar la presentación de la pantalla. Benísimo, grazie. Ovviamente queste sono testimonianze della best practice di alcune imprese paraguayane che hanno sperimentato nel corso degli anni una relazione stretta tecnologica di investimento e di aumento del valore aggiunto alle produzioni grazie alla collaborazione con imprese italiane di questo comparto. Ricordo e confermo Dazio zero quando si importano alcuni macchinari in contesti non presenti sul mercato o per essere
o nel caso in cui gli stessi beni vengono importati sul mercato paraguayano, lavorati, trasformati e riesportati all'estero. Anche in questo caso abbiamo l'applicazione di un dazio e dell'IVA quasi nullo, per cui è una notevole opportunità per le imprese. Andiamo velocissimamente alla seconda presentazione di quest'altra ditta locale, la Cabaña La Maria, e lascio la parola al dottor Guillermo Torrens. Grazie. Buenos días a todos, ¿cómo están? Un placer saludarles a todos y poder compartir un poquito nuestra experiencia de lo que hacemos hoy en día en Paraguay nosotros. Pero nosotros somos una empresa paraguaya, nosotros nos llamamos, o nos decimos que somos una empresa garage, comenzamos con $500 en un garage y fuimos avanzando. Nosotros ya tuvimos la buena experiencia de traer máquinas de Italia. Participamos también ya en una feria en Parma, la Ciutec, y de ahí justamente hicimos contacto con empresas italianas para poder traer maquinarias a Paraguay. Nosotros somos una empresa que tenemos 5 marcas propias, ¿verdad? Hoy nos dedicamos a hacer lo que es salsas y aderezos, ¿verdad? Tenemos productos de delicatessen y productos congelados también. Esta es nuestra línea. Hoy en día tenemos entre todo lo que es pastas, delicatessen, grinders, pepinillos, tenemos frutos secos en almíbares, en distintos tipos de almíbares, en jerez, en vino, higos secos al brandy. Trabajamos mucho con productos europeos. Ahora nosotros estamos trayendo una línea de aceitunas de Grecia. Completamos una primera importación de Grecia y estamos ahora trayendo a Paraguay. También tenemos una relación muy estrecha con otros, los frascos y todo lo que es justamente nuestro packaging, traemos también de Europa y algunas maquinarias, así como lo había comentado. Nosotros nos dedicamos un poquito a trabajar en lo que es picantes, aderezos, salsas y una línea de congelados que comenzamos ahora, ¿verdad? Donde encontramos un rubro que en Paraguay no existía y hoy en día estamos justamente proveyéndole a varias empresas y estamos con un volumen más o menos de 15 toneladas de pollo y carne congelados que estamos hoy en día mensual proveyéndolas a distintos clientes en forma terminada. También todo lo que es el food service en Paraguay creció muchísimo. Cuando yo veía la presentación de Tote, yo cuando yo sea grande quiero ser como Tote y algún día vamos a llegar a poder importar maquinarias a ese nivel. Y nada, lo que nosotros sí logramos hacer es tener ya inversiones o dentro de la empresa o lo que es el grupo. Hoy en día, así como les comenté, comenzamos con $500 y hoy tenemos una inversión en maquinarias de casi $2 millones metido en lo que es nuestra infraestructura, de los cuales son unos $400,000 por ahí que trajimos de Italia. Esa fue nuestra inversión y nuestra buena gestión que tuvimos en la feria esta de Parma. También tenemos una cocina de experiencia dentro de lo que es la fábrica, donde la gente viene y participa y consume nuestros productos de una forma distinta y puede participar un poquito de lo que es la experiencia de la fábrica también. Y también tenemos una línea de desarrollo de marcas para terceros, que nosotros llamamos marca blanca, donde hoy en día estamos con producciones de más de 100,000 productos de distintas líneas para distintos lugares. Ya estamos también en tratativas con exportación. Si Dios quiere, nosotros siempre decimos que la pandemia trae, a algunos le trae cosas buenas, a otros malas. Nosotros trajo cosas muy buenas y la verdad que estamos en contacto con dos países ya con puertas ya de exportación. Así que nuestro volumen crecería y sí necesitaríamos un poquito invertir en más maquinarias y seguir creciendo un poquito en lo que es infraestructura de tecnología. Porque así como digo, va a poder tener los productos buenos o productos de excelente calidad,
nosotros también apuntamos a lo que es materia prima y maquinaria de primera. Entonces, ahí fue donde encontramos esta puertita en la feria de Parma. Eso es un poquitito nuestra historia. Muchísimas gracias, Jorge, por l'interessante presentazione. Io vorrei dire alle nostre imprese paraguayane che presenti che si possono anche in questo momento registrare per l'organizzazione degli incontri bilaterali. E a tutte le altre imprese italiane forniremo una traduzione delle leggi di facilitazione all'attrazione degli investimenti, come la legge Machila, che è una legge sostanzialmente di facilitazione della trasformazione industriale, che consente l'ingresso di beni, parti, componenti, macchinari per essere lavorati, ritrasformati e riesportati senza il pagamento di dazio IVA, come anche l'accenno all'altra legge, la 690, con tutte le sfumature. Per le imprese italiane rinnovo: qualunque forma di approfondimento ci possono scrivere. Il nostro indirizzo è Buenos Aires @ice.it, direttamente a noi o scrivendo ai colleghi dell'ambasciata, scrivendo anche alla sede di Roma. Siamo disponibili a fare un lavoro a valore aggiunto personalizzato per darvi supporto su questo mercato. Lascio la parola a questo punto al dottor Durante, che vi illustrerà la panoramica dell'industria italiana in questo comparto. Dopo questi interventi interessanti, sicuramente il dottor Durante vi darà ulteriori incentivi e informazioni. Grazie mille. Grazie molte, dottor D'Aprea. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie per averci anche invitato oggi. È molto importante per noi avere questi scambi con realtà come la vostra e con paesi come il Paraguay. Allora, qui adesso condivido lo schermo. Eccoci. Vedete lo schermo condiviso? Ok. Sì, perfetto. Grazie mille. Innanzitutto la Federazione Anima è una realtà che nasce nel 1914 e inizialmente raggruppa tutte le aziende meccaniche italiane. Poi con la suddivisione del lavoro e la parcellizzazione anche delle esigenze, c'è stata una suddivisione di tutto quello che riguarda la meccanica e oggi rappresentiamo circa 44 miliardi di euro di fatturato con un 57% di questa cifra che deriva da export. Abbiamo 1000 aziende direttamente associate, suddivise in 30 associazioni industriali all'interno della federazione. Siamo membri fondatori anche della Federazione Europea della Meccanica e sostanzialmente siamo suddivisi in tre ambiti: tecnologie per l'industria, dove c'è la produzione dedicata al settore alimentare, la produzione di energia, una manifattura meccanica generale che serve un po' a tutta l'industria con l'impiantistica di servizio cosiddetta. Un secondo grosso comparto che riguarda le tecnologie per il building, con particolare attenzione ai sistemi per il comfort e l'efficienza energetica, così come tutti gli impianti e i macchinari per le costruzioni. E infine un terzo ambito legato alle tecnologie per la
safety, per la sicurezza e per l'ambiente. Quindi tutto ciò che serve per avere un impatto positivo sull'ambiente. Qui una panoramica delle nostre associazioni, vedete, ci sono tanti ambiti, il denominatore comune è la lavorazione dei metalli, altro denominatore che possiamo identificare come comune a tutti è il fatto di avere un approccio impiantistico alle tecnologie. Quindi qui trovate 30 associazioni nazionali che raggruppano aziende che fanno la stessa cosa. Quindi ci sono l'associazione dei produttori di pompe, l'associazione dei produttori di valvole, l'associazione dei produttori di boiler e così via. È importante questo chiarimento perché fa capire subito che in questo caso la federazione e le associazioni hanno come primario obiettivo quello di ricercare la qualità nella produzione. Noi dialoghiamo con le aziende attraverso la catena di montaggio e il nostro lavoro è quello di fare lobbying istituzionale da un lato e dall'altro aiutare le aziende a fare attività internazionale. Il tutto partendo da una base qualitativa del prodotto che viene realizzato ai massimi livelli. Siamo presenti in diverse fiere, una molto importante si terrà a ottobre di quest'anno dedicata a hotel, restaurant e catering, a marzo prossimo per Green Comfort and Energy Efficiency, un'altra per le tecnologie legate alla carne, sempre a ottobre 2021, logistica, siamo molto attivi anche nell'oil and gas per la generazione di energia, ma in generale tutto ciò che ha bisogno di un impianto o di un macchinario complesso per trasformare qualche cosa ci vede coinvolti. I numeri purtroppo del 2020 hanno subito un brusco rallentamento, come vedete, eravamo abituati a altri numeri, ma devo dire che soprattutto nel nostro comparto, in questo momento in Italia, le prospettive sono decisamente positive. Qui molto velocemente potete vedere che cosa intendevo per i vari settori, quindi tecnologie per la produzione di energia, per il comparto del building, per la logistica interna, quindi tutto ciò che deve essere spostato, mosso, tutto ciò che agevola l'attività di un'impresa quando si trasforma da impresa artigianale ad impresa invece industriale, che ha l'obiettivo di mantenere la qualità del prodotto appunto artigianale, però facendo dei numeri industriali. Ecco, qui probabilmente troviamo uno dei nodi che ci caratterizza. Noi riusciamo ad avere quelle tecnologie che permettono a un buon artigiano, un ottimo artigiano, di trasformarsi in un'ottima industria. Per quanto riguarda le tecnologie per il food, che sono poi centrali in questa discussione oggi, siamo molto ben conosciuti, come anche le aziende che hanno appena parlato hanno confermato, per tutto ciò che riguarda le tecnologie per la trasformazione, a partire da tutto ciò che riguarda la fase di primissima trasformazione in fattoria, quindi silos piuttosto che i molinifici, piuttosto che tutto ciò che riguarda una prima preparazione del prodotto grezzo per farlo poi arrivare alla trasformazione industriale vera e propria. Chiaramente anche nella fase di trasformazione industriale il food processing è uno dei nostri core business, con particolare attenzione anche a tutto il comparto della carne, che come abbiamo visto prima
è un comparto molto importante per il Paraguay. Allo stesso modo anche la parte di cold chain, di refrigerazione commerciale e industriale, è naturalmente ben rappresentata. Come dicevamo, poi impianti, componenti e prodotti per l'industria. Qui è giusto per far vedere anche di cosa parliamo quando parliamo di movimentazione logistica e di tutto quello che facciamo. E safety e security, come dicevamo. Più o meno, come vedete, la parte di energia e di building rappresentano un terzo del nostro fatturato. La parte del food rappresenta circa il 10%, 11% del nostro fatturato. Ecco, per quel che riguarda le tecnologie manifatturiere specifiche di Anima, abbiamo analizzato i dati dell'Istat e c'è stato un notevole calo rispetto al 2019, tra il 2020 e il 2019. Nel 2019 erano circa 10 milioni di euro di fatturato, che poi si sono abbassati a circa 6. Questo che cosa significa? Dal nostro punto di vista, che ci possono essere molte aree di sviluppo. Poi sappiamo bene tutti che questi dati vanno presi un po' con le pinze, perché vogliono dire tutto e non vogliono dire nulla. Abbiamo appena parlato con due aziende che sono degli abituali frequentatori delle fiere italiane e di fornitori italiani, per cui c'è sicuramente un interscambio importante da un punto di vista qualitativo. Certamente i flussi, non essendo molto alti, possono variare significativamente di anno in anno. L'anno in cui vengono venduti 3 impianti della Pavan, probabilmente queste cifre aumentano significativamente. L'anno in cui invece, l'anno successivo, probabilmente questi numeri calano decisamente. Nel 2020 abbiamo visto che soprattutto pompe idrauliche, le macchine per la movimentazione, il trasporto, anche le macchine per le costruzioni in qualche modo, valvole, rubinetti, così come dicevamo, sono state quelle che hanno comunque mantenuto un flusso di interesse importante verso il Paraguay. Per quel che riguarda il food processing, invece, sicuramente noi riteniamo che ci sia molto che si possa fare insieme, proprio partendo dai forni, dagli impianti per i molinifici, i silos e così via, come dicevamo, anche le macchine da caffè espresso professionali, per esempio, piuttosto che tutte le tecnologie per la refrigerazione industriale, così come le macchine e gli impianti per le fabbriche di pasta e derivati. Allo stesso modo articoli casalinghi, compressori, macchine per la lavorazione delle carni, per il confectionery, per la pasticceria, per la frutta, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti ambiti che possono molto facilmente essere analizzati, anche perché avendo il Paraguay una produzione e anche questi vantaggi daziari non indifferenti, possono essere oggetto sia di interesse da parte di aziende paraguayane, sia di interesse da parte di aziende italiane alla ricerca di un partner nel mercato dell'America Latina con cui iniziare una collaborazione, perché per quanto sia un mercato molto promettente, molto importante, dal punto di vista delle aziende italiane è ancora molto da esplorare, come abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti. Perciò, proprio come ha fatto la Maforni con Mazzei, che si è trovato a
dover trasformare un forno da gas a elettrico, come ci ha fatto vedere il dottor Richelme. Ecco, allo stesso modo le nostre aziende sono pronte ad affrontare una situazione diversa che molto spesso non si aspettano, per cercare di capire se si può fare qualche cosa di buono. E io credo che sia proprio questo il caso. Per cui, dal punto di vista del food processing, la trasformazione industriale, ci sono moltissime cose che si possono fare. Il Paraguay è un paese particolarmente interessante proprio per la sua localizzazione e la possibilità anche di sviluppare delle iniziative che riescano a coprire l'intero continente sudamericano o almeno una parte di territorio importante. Questo appunto è molto, molto interessante e come diceva il direttore D'Aprea, Simest sta mettendo in campo delle iniziative veramente molto, molto interessanti. Perciò come associazione, come federazione, noi lavoriamo con Simest, SACE e abbiamo la massima collaborazione con gli uffici ICE da un lato, con le ambasciate dall'altro, proprio per favorire il miglior modo di interagire, che non vuol dire necessariamente o esclusivamente vendere, perché come dico sempre, noi italiani siamo dei pessimi venditori, non siamo capaci di vendere dei prodotti, perché abitualmente andiamo da quello che può essere un potenziale cliente, cerchiamo di capire che cosa vorrebbe per la sua azienda, qual è il suo desiderio, qual è il suo progetto, e assieme a lui costruiamo la soluzione che è perfettamente su misura per lui o per lei. Quindi non produciamo prima e poi cerchiamo di vendere, cerchiamo di capire che cosa la nostra controparte cerca e poi capiamo se noi siamo in grado di offrire qualcosa che già facciamo oppure riusciamo in qualche modo a inventarci qualche cosa che possa diventare una nuova opportunità per entrambi. In questo senso, volevo prendere ancora due minuti di tempo per sottolineare un paio di aspetti che potrebbero essere importanti per una riflessione, che riguarda in realtà un po' delle linee guida di quelle che di quello che stiamo facendo come associazione. In questo caso è proprio l'associazione AssoFoodTech che coinvolge i produttori di tecnologie per la trasformazione alimentare. E da un lato c'è la food safety, cioè tutto quello che stiamo facendo in questi ultimi anni è mirato a salvaguardare, a mettere in primo piano la sicurezza alimentare dal punto di vista degli alimenti, quindi con materiali a contatto con l'acqua o materiali a contatto con il cibo. Su questo fronte stiamo sviluppando delle expertise che a livello europeo è ampiamente, siamo molto più esperti su questi aspetti a livello europeo rispetto a tanti altri paesi, perché riteniamo che questo sia il driver imprescindibile per chiunque lavori in questo settore. Se vogliamo fare dei piani di lungo periodo, la qualità e la garanzia della sicurezza alimentare è imprescindibile. Non è sufficiente che il prodotto sia buono, sia fragrante, ma deve mantenere le qualità organolettiche il più a lungo possibile e nel modo migliore possibile e deve essere assolutamente privo di qualunque tipo di pericolosità per chi lo assume. Da un altro lato il discorso dell'energia che investe tutto il settore della trasformazione alimentare
in vari momenti, in vari ambiti, dalla, appunto, dalla produzione di energia a partire dalle, dagli scarti alimentari, al riciclo, al riuso di tutto ciò che passa attraverso le nostre aziende, fino ad arrivare alla refrigerazione e alla produzione di energia che permetta di mantenere quella qualità organolettica di cui parlavamo prima, la food safety. Allo stesso modo anche food security. Questo è un altro grosso driver che secondo noi determinerà proprio l'approccio aziendale, cioè sempre di più riuscire ad assicurare la presenza nei vari paesi di alimenti con le qualità che dicevamo prima dal punto di vista della sicurezza alimentare, ma anche con la quantità adeguata per permettere alle popolazioni di vivere, di sostenersi, di avere accesso a cibo di qualità ad un prezzo contenuto, è un'altra grande area che noi stiamo sviluppando. Quindi diciamo che queste tre cose sono i nostri driver per quel che riguarda tutto l'ambito alimentare. In particolare per quel che riguarda il farming, visto che appunto siamo qui con Federunacoma e saluto il presidente Malavolti, poi con Fabio Ricci ci scambiamo spesso opinioni, ci troviamo spesso in queste occasioni. È importante o avere come obiettivo quello di inserire le tecnologie di trasformazione alimentare già nell'area della fattoria, perché già lì c'è la possibilità di passare da una fattoria di sussistenza, da una economia di sussistenza a una economia imprenditoriale, che è il primo passaggio che permette molto spesso a degli imprenditori di iniziare a strutturarsi, perché in questo modo riescono anche ad avere la capacità e la possibilità di sviluppare dei piani a lungo termine che permettano innanzitutto quello di fare come ha fatto Mazzei, che produce in Paraguay ma esporta in tutto il mondo. Per fare questo occorre avere un approccio imprenditoriale. Si può fare a qualunque livello della filiera, a partire anche dal farming, ovviamente. Qui, ecco, l'innovazione dal punto di vista dell'agri-food l'abbiamo schematizzata in maniera molto semplice, però riteniamo che sia importante da avere presente, perché vediamo che dove riusciamo ad applicare questo schema, le aziende diventano non solo clienti delle nostre aziende, ma diventano partner di lungo periodo, perché vengono aiutate a fare i passi giusti verso uno sviluppo di un business che non è fine a se stesso, ma che ha come obiettivi principali quello di garantire questi tre elementi, quindi food safety e food security, attraverso anche un'ottimizzazione dell'energia, la riduzione dell'energia, la riduzione degli sprechi, eccetera, eccetera. Qui ho messo qualche esempio di innovazione che preso veramente in modo estemporaneo per quel che riguarda il settore dell'innovazione per la refrigerazione, ad esempio, in cui l'Industria 4.0 è ormai per le nostre aziende un dato di fatto. Quindi la possibilità di avere dei dati in tempo reale su tutto ciò che riguarda la manutenzione anche dei nostri sistemi è ormai un fatto assodato. Perciò prima che il prodotto, il macchinario, rischi di entrare in crisi o rischi di entrare in un'area in cui si può rompere qualche cosa, veniamo avvertiti prima in modo da organizzare preventivamente la visita del team di manutenzione piuttosto che un check da remoto
con dei tecnici che sono presenti nell'area, eccetera. Stessa cosa anche, per esempio, per le macchine da caffè espresso. Stessa cosa anche qui, c'è una riduzione dell'impatto ambientale importante. Quindi sempre di più i prodotti che vengono, di cui parliamo, hanno degli scopi di sostenibilità innanzitutto, che significano una maggior sicurezza e una maggior capacità di affrontare le situazioni quando cambiano. Anche nel caso in questo caso abbiamo una affettatrice, stessa cosa viene applicato anche in prodotti di questo tipo, molto piccoli, anche per un uso artigianale nella grande distribuzione, permette di capire se il prodotto viene utilizzato bene, se viene fatta la corretta manutenzione, se non viene fatta, si interviene in modo da permettere un uso nel modo migliore possibile. Io vi ringrazio e invito tutti a contattarci per avere maggiori informazioni sulle tante cose che possiamo fare assieme, che al di là dei B2B di oggi possono dare luogo a molti spunti, a molte iniziative che a partire da oggi possiamo sviluppare nei mesi successivi. Grazie ancora a ICE, grazie ancora alle ambasciate che hanno permesso questo incontro. Grazie mille, dottor Durante. Ripeto, Alessandro Durante, direttore relazioni esterne internazionali di Anima, ci ha illustrato un patrimonio ineguagliabile di opportunità e di come possa essere sviluppata un'attività di business in campo industriale. Credo che il Paraguay abbia raccolto bene, attraverso queste diapositive, le reali opportunità. Noi come ICE continueremo a supportare, perché tra le principali fiere che ha menzionato il dottor Durante, la host che si svolgerà quest'anno in autunno nel 2021 e le altre nel 2022 con la MCE o intralogistica, selezioneremo operatori stranieri, in questo caso Argentina, Uruguay e Paraguay, per partecipare alle missioni in Italia. Voglio soltanto fare un'ultima osservazione riguardo alla sicurezza e il safety energy che menzionava il dottor Durante, per dire che è importantissimo questo comparto, di come si evolve l'industria del futuro, della blockchain, la tracciabilità, la qualità dei prodotti finali, quindi sicurezza alimentare, qualità e salvaguardia quindi dei territori e di tutto il processo produttivo. Quindi questo è il futuro, sperando che possiamo quindi iniziare quindi a collaborare ancora di più, grazie anche alle leggi e agli incentivi del governo paraguayano che ha messo a disposizione. Un'ultima osservazione: noi abbiamo aperto, perché avete ricevuto tutti il minisito su cui potete ancora oggi iscrivervi con le istruzioni che avete ricevuto, insieme alle richieste, e parlo per le aziende del Paraguay, avete ricevuto le richieste di incontro delle aziende italiane. Se avete delle difficoltà, noi comunque siamo disponibili. Vi ricontatteremo magari anche durante la giornata per avere delle vostre osservazioni su questo tipo di strumento e di approccio. Grazie ancora a tutti gli organizzatori, l'ambasciatore Campanini in primis, per il lancio di questo webinar, sperando che sia il primo per ulteriori attività di approfondimento. E i nostri colleghi di Federunacoma e di Anima, che hanno espresso una grande
disponibilità e l'esaustiva presentazione e collaborazione costante da parte di Redix. L'ambasciatrice ci ha illustrato un panorama dove il paese sicuramente si riprenderà, come lo speriamo anche tutti gli altri paesi del mondo, a partire dall'allontanamento dei pericoli di pandemia. Io ringrazio a tutti i relatori, lascio uno spazio, se eventualmente avete delle questioni da chiedere, da approfondire sulla chat, ma vi invito a incontrarvi per un approfondimento. Ripeto, il business, l'investimento e funzione bilaterale. Non esiste un'attività unilaterale. In questo momento noi oggi vogliamo iniziare veramente un nuovo percorso di collaborazione fra i nostri due paesi attraverso l'istituzione e l'eccellenza delle imprese. Ringrazio ancora invece Fabio Ricci, che vedo di Federunacoma, perché con Fabio abbiamo fatto tantissime attività. Abbiamo organizzato una fiera di Expo Agro della meccanica agricola in Argentina, dove abbiamo invitato anche operatori del Paraguay a visitare l'esposizione italiana. Un tanto veramente di cappello agli investimenti di sviluppo per la presentazione della Mazzei e della Camagna La Maria, con l'auspicio che possano incrementarsi queste attività di interscambio bilaterale. Spero di non aver dimenticato nulla. Ripeto, il nostro indirizzo email è buenosaires@ice.it, il contatto telefonico del trade analyst che sta seguendo gli incontri bilaterali di Pablo Fernandez Pira, l'avete ricevuto attraverso i numerosi recall. Non vogliamo, ci scusiamo se qualche volta abbiamo chiamato qualche volta in più, ma ci tenevamo ad avere la vostra attenzione per questo momento. La piattaforma è disponibile per gli incontri bilaterali sia oggi che domani, quindi avete tutto il tempo, a prescindere anche dalla differenza di fuso orario. Ci scusiamo e ringraziamo anche le imprese italiane che si sono intrattenute fino a quest'ora, perché in Italia abbiamo un fuso orario di almeno 5 ore, ma siamo sicuri che abbiamo fatto del nostro meglio, del nostro lavoro, per fornirvi informazioni utili. Vi lascio e vi auguro buon lavoro, buon business a tutti, e grazie di cuore per aver partecipato a questo primo incontro sul focus della tecnologia italiana, della meccanica agricola e delle innumerevoli filiere di settori rappresentati da Anima. Grazie alle istituzioni, alle imprese e a tutti. Buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao ambasciatore. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie ambasciatore. Arrivederci. Grazie a tutti, siete eccezionali. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie direttore. Arrivederci. Grazie ambasciatore Panini, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Guglielmo, ciao a tutti.